Ai piedi di Monte Foresta, geloso e vigile custode di una necropoli saracena, Vallone, già menzionata da Vincenzo Ciarlanti nelle memorie storiche del Sannio, vanta origini antiche e una storia che, come quella di Cerro, si intreccia con le vicende dell'abbadia di San Vincenzo al Volturno. Nel 1011, infatti, l'abate Ilario si rese artefice di una deduzione colonica a Vallonia Colle Stefano, nucleo abitativo scomparso per cause non ancora completamente accertate tra il 400 e la prima metà del 600. Delle migrazioni stagionali dei pastori, i quali nei mesi invernali effettuavano il trasferimento delle greggi verso i pascoli di pianura in Campania, è tuttora testimone la chiesa della Madonna dell'Arco, del cui originario impianto architettonico settecentesco rimane solamente la torre campanaria, che già ristrutturata nella prima metà del Novecento sovrasta solenne il centro abitato. Nell'immediato dopoguerra, ad opera di Carmine Antonio Izzi, in questo piccolo paese immerso nel verde dei boschi, si affermarono i canti carnascialeschi che accompagnavano le recitazioni di improvvisati attori locali, anche nelle piazze di comuni limitrofi durante il che nel 1979 e nel 1980 si tenne a Rossi e che nel 1984 e nel 1985 non ebbe luogo a causa dei movimenti tellurici del 7-11 maggio 1984 che danneggiarono buona parte del patrimonio abitativo. Oltre che con la ormai tradizionale caccia al tesoro e con il seguitissimo torneo di carte da gioco, la 13ª edizione della festa di Locannu, svoltasi il 17-18 agosto 1992, si è arricchita di una significativa manifestazione sportiva, la passeggiata ecologica in mountain bike, che ha toccato paesaggi suggestivi e importanti monumenti architettonici di Cerro a Volturno, come la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il castello Pandone, la chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa di San Rocco e San Sebastiano a Cupone, la chiesa di San Giovanni e il convento di Santa Maria di Loreto, la cui costruzione ad opera di Federico Pandone risale al 1510.
festa sagra popolare fatta di manifestazioni sportive e ricreative, ma ricca anche di appuntamenti musicali nel più vasto ambito della civiltà culturale vallonese e lucernese. Come andate? Abbastanza bene, io credo che queste cose dovrebbero essere fatte, diciamo, ripetute più volte all'anno. È stato un percorso abbastanza semplice, diciamo, era fresco, credo che ripetersi. Un'iniziativa del genere presa dalla frazione di Vallone dovrebbe essere presa anche da Reale. Grazie e tanti auguri per la squadra di calcio. Grazie, grazie. A ballare, Dorza, Enzo, Stefano. Andiamo con il trenino.